Ciao, benvenuti in questa nuova puntata di Armi Tecnologia, dove vi presento un piccolo aggeggino che ho preso la settimana l'altra, me l'ha portata un'amica, un amico molto carino della Vega, la ditta che fa fondine. Vi vedete anche già subito il codice dell'oggetto, che è 1P10. Cos'è questo oggetto? È un portaproiettili. Un portaproiettili da cintura, si apre così, che può in modo discreto e facile portarvi, aiutarvi a portare con voi tutta una serie di proiettili, sia da revolver che da pistola. Fatto molto bene in pelle, sapete che amo la pelle. Allora andiamo a vedere le caratteristiche subito. Allora, è in grado di portare 5 proiettili, come detto, sia da pistola che da revolver. Per il 40, fino a 44 sicuramente va bene. In 357 o 38 forse ne potete portare anche 6, però restano stretti. I proiettili restano sciolti all'interno di questo contenitore. Protetti, una volta chiuso non escono logicamente, e in più questo contenitore può essere messo anche può essere messo è fatto per essere messo in cintura, perciò voi avete la cintura, facciamo vedere che le mie due dita sono la cintura, voi lo infilate sotto così e facendo così lo bloccate e resta fisso in cintura. Se avete bisogno dei proiettili si apre. I proiettili restano qua a vista, si possono prendere e non casca perché la cintura lo tiene fisso al corpo. Perciò molto pratico e vi posso rassicurare che è anche molto poco invasivo, perché anche nel porto, essendo praticamente un centimetro e mezzo più largo della cintura, in realtà non si sente, non è come quei diciamo portacaricatori o che è grossi, che sono fastidiosi da portare a corpo. Questo qua si può mettere, si può portare tranquillamente senza nessun problema. Ha la comodità che in caso che dobbiate toglierlo, come detto, basta sganciare e si sfila fuori, semplicissimo. E potete mettere all'interno i proiettili da tenere e estrarne uno alla volta. Potete anche mettere non proiettili, potete anche mettere magari dei valori, dei soldi, ad esempio, o altrimenti potreste anche voler poter mettere, non so, i guanti. Sapete che vi consiglio sempre di prendere dei guanti lattice per far servizio, se fate servizio armato e vi capita di essere di pattuglia, o okay, che dei guanti lattici possono venire sempre comodi, anche non per reati, ma anche per manovre dove ci si sporca le mani. Bucate, in caso, mi è successo la settimana scorsa, bucate una gomma, dovete cambiare la gomma, se no vi sporcate tutti e di solito non c'è possibilità di lavarsi le mani, però per dire, un paio di guanti lattice vengono comodi. Perciò è un oggetto carino, molto simpatico, economico, meno di 20 euro, che consente, come detto, di portare con voi dei colpi extra o altrimenti altri oggetti di piccole dimensioni, comunque, perché vedete che vengono le dimensioni piccole, in modo comodo e sicuro, che non le perdete sicuramente. E logicamente su un revolver può avere un senso, perché un revolver si carica un colpo alla volta, a meno che non avete un speed load. Su una pistola semiautomatica può avere senso sì e anche no, nel senso non vi capiterà mai di dover ricaricare una pistola un colpo alla volta, specialmente una semiautomatica, perciò alla fine resta una roba così. Però per chi come me apprezza il revolver e vuole portarsi qualche colpo in più, potrebbe darsi che gli piaccia e gli possa interessare. Allora vi ripeto, della Vega pelle, codice IP10, IP1P10, Made in Italy. Grazie, alla prossima, ciao.